L'assessora alla difesa dell'ambiente ha illustrato il piano regionale antincendio che è attivo dal 1 maggio. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. Antincendi 2024 parte con 3 gare avviate di cui 2 andate deserte e l'approvvigionamento di 5 elicotteri leggeri da 900 litri di capacità, 2 elicotteri pesanti Super Puma da 4.000 litri di capacità e l'assegnazione di 3 Canadair per il Nord Sardegna con un mezzo equivalente in contrattazione con la Protezione Civile Nazionale per il Sud Sardegna, probabilmente a Cagliari. Sono in corso procedure di negoziazione per ottemperare le esigenze complessive in un mercato sempre più difficile che ha evidentemente alzato i costi. Ma sentiamo l'assessora Rosanna Lacuri, il direttore del Corpo Forestale, dottor Migliorati. Sono state aggiudicate alcune gare, quindi si va con una procedura negoziata. Allora, è importante, come abbiamo detto anche in conferenza stampa, trovare l'equilibrio delle cose. Quindi una procedura di gara è qualcosa di molto serio, quindi vanno bilanciati assolutamente gli aspetti tecnici e naturalmente gli aspetti economici, tenendo conto dell'andamento del mercato. Noi in questo momento abbiamo una situazione in cui, per fortuna, abbiamo recuperato, grazie alla gara che è andata in porto, questi mezzi altamente performanti che sono in grado comunque di sopperire alla carenza di quei mezzi leggeri che avevamo sino all'anno scorso. E avete individuato una soluzione migliore? Le soluzioni migliori sono quelle che poi dopo nel tempo danno una risposta efficace al sistema che si predispone. Noi stiamo lavorando per avere una flotta molto duttile. Per gli elicotteri leggeri sono cambiate le condizioni di mercato sia nazionale che internazionale. Le gare ne abbiamo fatte 3, ne abbiamo aggiudicati 5 in queste 3 gare. Sarebbe ottimale disporre di quanti più mezzi pesanti.